noi con questa iniziativa vogliamo denunciare l'azione del governo proprio sul decreto banche. Ci hanno raccontato per 2 giorni che non si utilizzano i soldi dei contribuenti, è una balla, l'ennesima balla renziana. Infatti, seppur in modo indiretto vengono fatti sconti fiscali alle banche che salveranno a loro volta le 4 banche, guarda caso tutte di aree sotto controllo del Partito Democratico, c'è una garanzia di cassa depositi e prestiti che supera 1,5 miliardi, soldi dei risparmiatori italiani che rischiano di scomparire, esattamente come sono già scomparsi tutti quei piccoli risparmi delle persone che avevano messo i loro risparmi nelle azioni o nelle obbligazioni di queste 4 banche, che improvvisamente si vedono scomparire tutti i loro soldi, i sacrifici di una vita. Ultima cosa, vorremmo sapere anche se questi 8 miliardi di sofferenza di queste 4 banche sono stati verificati e a chi sono finiti. Ci dica il governo questi 8 miliardi che adesso diventano 1,5 miliardi con la nuova bad bank, perché sono stati ovviamente dichiarati inesigibili gran parte di questi soldi, a chi sono finiti? Sono finiti al piccolo imprenditore che purtroppo, vista la crisi, non è andato avanti, o sono stati finiti a qualche grande gruppo? Qualche grande gruppo magari vicino a determinate aree politiche. Purtroppo il silenzio che c'è stato su questo decreto, noi vogliamo invece toglierlo, vogliamo alzare il velo su questa ennesima vergogna del governo che sembra occuparsi di tutto tranne che delle criticità e dei problemi veri del paese.